Buongiorno ai lettori e agli spettatori di Abruzzo Web. Oggi siamo con il professor Giovan Battista Desideri, direttore del reparto di geriatria dell'ospedale di Vezzano, professore presso l'Università dell'Aquila. Oggi parliamo di un'inchiesta, di uno studio che ha svolto con il suo team, attraverso il quale insomma, si è scoperto che gli effetti del cacao sono benefici per il cervello. Spieghiamo un po' meglio cosa avete appurato con questo Sì, studio. noi siamo partiti da numerose evidenze che nel corso degli ultimi decenni si sono accumulate in letteratura che segnalavano effetti positivi di alcuni principi attivi del cacao, principi che si chiamano flavonoidi, efficaci nel mantenere un buono stato di salute a livello dell'apparato cardiovascolare e alcune evidenze mostravano anche un'associazione tra aumentato introito con la dieta di questi principi attivi del cacao e migliori prestazioni cognitive nei soggetti anziani. Quindi partendo da queste premesse noi abbiamo disegnato uno studio che prevedeva in soggetti che hanno una forma molto molto lieve di danno cognitivo la somministrazione appunto di questi principi attivi del cacao, avevamo dei preparati appositi, e al fine di valutare se la somministrazione di questi principi attivi potesse avere alcuni effetti sulle performance cognitive, oltre che sui parametri di salute cardiovascolare. E dopo 8 settimane di somministrazione di questi prodotti, noi abbiamo osservato che nei soggetti che prendevano dosaggi più elevati di questi principi attivi, alcuni aspetti delle funzioni cognitive miglioravano. Ovviamente si tratta di dati preliminari, si tratta di dati che sono stati ottenuti in una popolazione di soggetti con danno cognitivo molto lieve e sono dati che fanno riferimento soltanto ad alcuni aspetti della sfera cognitiva, però hanno una non comune solidità che lascia intendere che possano sicuramente rappresentare una base per ulteriori sviluppi, per Può ulteriori essere la ricerche. base per aprire una nuova strada, per una nuova cura per l'Alzheimer? Ma le evidenze epidemiologiche dell'associazione sono molto molto nette. Un concetto di fondo che prescinde dalla nostra ricerca, ma che comunque trova un'integrazione nella nostra ricerca, è che se uno vuole fare ad oggi un'adeguata prevenzione cardiovascolare e cerebrovascolare e prevenzione del danno cognitivo, deve iniziare molto molto precocemente, già nella mezza età, oserei dire già nel corso dell'adolescenza. Noi oggi abbiamo il dramma della diffusione epidemica dell'obesità nei bambini e ovviamente se questo trend continuerà, questi bambini che oggi sono obesi, nel corso degli anni dell'età adulta svilupperanno malattie cardiovascolari, cerebrovascolari e anche danno cognitivo. Quindi in quest'ottica, se noi facciamo riferimento quindi a uno stile di vita salutare, iniziato nell'età giusta, quindi durante tutta la vita, sicuramente l'integrazione della dieta con questi principi attivi rappresenta un presupposto per migliorare le funzioni cognitive e per mantenere le funzioni cognitive. È evidente che noi non possiamo pensare che questa strada possa portare in soggetti che hanno già una demenza conclamata avanzata ad una soluzione terapeutica. Noi ad oggi abbiamo armi estremamente spuntate, oserei dire, per quanto riguarda la gestione della demenza in fase avanzata. La strategia vincente è quella della prevenzione e dell'intervento molto molto precoce dal punto di vista terapeutico. In quest'ottica sicuramente questi principi attivi potrebbero giocare un ruolo importante. Sgomberiamo il campo magari da qualche leggenda che si è creata in questi giorni dopo la diffusione della notizia. Per combattere l'Alzheimer non bisogna mangiare cioccolata in quantità industriali. Allora, va precisato, e la ringrazio molto di questa domanda, una cosa fondamentale. Il nostro studio non è stato condotto con cioccolato, sarà condotto con i principi attivi del cioccolato, un quantitativo anche piuttosto copioso che noi troviamo in quantità piuttosto corpose di cioccolato. Quindi se noi dovessimo introdurre quella quantità di bioflavonoidi che noi abbiamo somministrato ai partecipanti allo studio, dovremmo introdurre quantità di cioccolato intorno 100-200 grammi giornalieri, che sono troppi se noi consideriamo l'apporto calorico del cioccolato per sé. Tra l'altro, va anche considerato che non tutte le tipologie di cioccolato hanno lo stesso contenuto di bioflavonoidi, in ragione del fatto che la preparazione, gli elementi, i nutrienti, i composti di base con cui viene realizzato il cioccolato variano ovviamente da preparazione a preparazione, e quindi il contenuto di flavonoidi varia Da prodotto a da prodotto a prodotto. prodotto. Un messaggio molto, molto chiaro è che non può essere una scusa per mangiare cioccolato al di fuori di una dieta equilibrata dal punto di vista calorico, perché altrimenti noi daremo un messaggio assolutamente sbagliato che potrebbe portare le persone a mangiare quantità enormi di cioccolato, ingrassare, e a quel punto sicuramente l'eccedenza ponderale annullerebbe tutti i vantaggi che oggi la letteratura ci ha dimostrato essere evidenti a seguito dell'assunzione dei composti attivi del Da questo cacao. studio ha avuto anche una rilevanza di tipo internazionale.
Sì, e la cosa ci ha fatto enormemente piacere perché è stato oggetto di un comunicato stampa ufficiale dell'American Art Association, quindi un organismo estremamente importante. È uno studio che è probabilmente tra i primi in questo settore, strutturato in questo modo, che dà un messaggio abbastanza chiaro, direi solido dal punto di vista scientifico, che in questo gruppo di soggetti con quelle caratteristiche la somministrazione di questi principi attivi del cacao ha determinato un miglioramento delle performance cognitive e, oltre a ciò, anche un dato dal punto di vista fisiopatologico anche piuttosto interessante, abbiamo anche osservato una riduzione della pressione arteriosa, e questo è un dato molto molto noto in letteratura, e anche un miglioramento di quella che si chiama la sensibilità insulinica, cioè la capacità dell'organismo di metabolizzare gli zuccheri. E il dato interessante è che buona parte di questo miglioramento delle funzioni cognitive che noi abbiamo osservato pare dipendere dal miglioramento del metabolismo del glucosio, ad indicare quindi un legame piuttosto stretto tra metabolismo del glucosio da una parte e danno cognitivo dall'altra. Senta, una curiosità, qualche collega l'ha già contattata per confrontarsi con lei dopo questo studio, insomma, che riscontri ha avuto? Abbiamo avuto la classica richiesta dei reprint, cioè colleghi in varie università anche prestigiose hanno chiesto di avere un abstract del lavoro piuttosto che il lavoro per estenso, comunque il lavoro è online, quindi sicuramente nel corso delle prossime settimane, il tempo che ognuno legga il lavoro e ci rifletta sopra, ci sarà un dibattito, perché il dato, torno a ribadire, molto interessante, cioè, ovviamente c'era interesse e c'è ancora molto interesse. Su passi successivi adesso che vi attendono, ulteriori sviluppi di questo tipo di ricerca, avete sicuramente insomma altre iniziative per approfondire? E dovremmo analizzare e valutare il comportamento anche nei soggetti che non hanno danno cognitivo, perché comunque la senescenza per sé comporta una certa variazione sia pur fisiologica delle performance cognitive, perché anche quello è un dato assolutamente interessante, perché magari anche lì, se noi dovessimo parlare di un intervento precoce, appunto migliorare la senescenza del cervello fisiologica sicuramente aiuta. Dovremmo anche valutare, e stiamo programmando un'ulteriore ricerca, se dosaggi più bassi per un periodo di tempo più lungo, questo è l'elemento che maggiormente ci interessa valutare, possono essere efficaci nel prevenire la conversione di questo danno cognitivo iniziale in franca demenza. Perché noi abbiamo considerato soggetti con un danno cognitivo molto lieve, iniziale. Molti di questi soggetti fortunatamente nel corso della vita non diventano mai dementi, quindi continuano a mantenere una vita relazionale assolutamente normale, improntata all'autosufficienza. Però una percentuale di soggetti superiore rispetto ai soggetti assolutamente sani tendono a sviluppare un danno cognitivo grave, cioè la classica demenza. E quindi noi vorremmo valutare se nel corso del tempo, mediamente questo studio dovrebbe durare un paio d'anni, si riesce a rallentare la percentuale, si dice, di conversione nella demenza conclamata. Senta, qualche parola insomma sul team che ha diretto in questo studio, è composto da giovani, da ricercatori? Avevamo alcuni docenti, alcuni professori ricercatori dell'Università dell'Aquila, alcuni colleghi del nostro ospedale, avevamo anche una collaborazione con una ricercatrice molto quotata degli Stati Uniti, questa lavora con la Mars che ha supportato questo studio, perché noi avevamo la necessità di avere un preparato che avesse appunto le caratteristiche che ho precedentemente citato, e noi appunto progettato lo studio abbiamo visto nel mondo chi potesse fornirci questi prodotti, e quindi abbiamo trovato questa ricercatrice che ci ha fornito questa disponibilità. Quindi un team, tra l'altro il gruppo da tempo si occupa di questa linea di ricerche, finora ci eravamo dedicati soprattutto allo studio degli effetti dei principi attivi del cacao e più recentemente anche del tè sulla funzione cardiovascolare. Il gruppo è coordinato dal professor Ferri, il docente di medicina interna della nostra università, e ha portato risultati assolutamente brillanti. Anzi, proprio in quest'ambito, una ricerca coordinata appunto da Claudio Ferri ha avuto un riconoscimento europeo molto importante, e l'EFSA, che è l'agenzia che si occupa appunto della valutazione della qualità della ricerca relativamente alla nutraceutica, ha mostrato come i risultati appunto di questa ricerca del professor Ferri, che fa riferimento all'effetto dei diversi dosaggi del cacao sulle parametri di funzione vascolare, abbia rappresentato uno dei caposaldi per introdurre a buon diritto questi nutraceutici nella gestione delle patologie cardiovascolari. Allora, ricordando che il cacao fa bene, ma non è una scusa per abusare di cioccolati, cioccolatini e bonbon, salutiamo il professor Desideri. Grazie, grazie a voi.